Da Campobello Delicata l'arte dei Madonnari viene riproposta anche qui a Canicattì con questa bella iniziativa che vede l'Istituto Comprensivo Verga e l'Istituto Comprensivo di Campobello insieme appunto per questa bella giornata. Sì, è una giornata veramente di festa, siamo tutti contenti. E che posso dire? Stiamo un po' esportando, abbiamo più esperienza, quindi stiamo esportando, stiamo recuperando l'arte dei Madonnari, che è un'arte molto difficile, è molto difficile, però prova oggi, prova domani, i ragazzi migliorano sempre, sempre di più. E questi sono ragazzi di scuola elementare e scuola media, no? Sino alla terza media. Ci siamo sempre trovati molto coinvolti, grazie al professore Marrale di Campobello, della scuola Mazzini di Campobello, in questa esperienza dei Madonnari. Certo, loro sono molto più, diciamo, domestici, hanno molta più esperienza perché hanno lavorato anche negli anni scorsi, però quest'anno ci è piaciuto che fossero loro nostri ospiti per una sorta di gemellaggio e svolgere appunto una giornata approfittando anche del fatto che qua abbiamo un ottimo parterre che si presta abbastanza per svolgere la tecnica appunto del gessetto su pavimento, e li abbiamo invitati, abbiamo selezionato un po' di alunni dell'Istituto Comprensivo, quindi scuola media, scuola elementare, e oggi sono qui insomma per confrontarsi, anche perché, come ho detto in altre occasioni, il confronto è anche un'esperienza gradevole per fare in modo di capire come si svolge la propria attività didattica nell'ambito di una scuola. Valutiamo, oltre alla fedeltà più o meno della riproduzione dell'opera che fanno, anche della scelta dei colori, perché comunque c'è l'espressività dei ragazzi che viene sicuramente premiata, al di là della fedeltà appunto dell'opera riprodotta. E l'uso dei colori, l'armonia cromatica in generale, se c'è più o meno accenno di prospettiva, se la figura lo prevede, e l'impostazione generale, se è presente o meno una cornice, e poi chiaramente insomma c'è anche l'impatto emotivo che non è da poco. Professore, lei è da 10 anni che giudica i lavori dei ragazzi. Sì. Ecco, in questo arco di tempo ha potuto notare un'evoluzione anche nelle capacità espressive in questa difficile arte da parte dei ragazzi? Sicuramente l'evoluzione c'è, però in ogni caso sono tutti meritevoli davvero di un premio, perché si impegnano. L'arte dei Madonnari non è facile, anche perché si alterano le prospettive dipingendo per terra, si alterano i colori per ragioni di pavimentazione, quindi tutti indiscutibilmente sono ragazzi ammirevoli e la partecipazione già è da premiare. Chiaramente qualcuno eccelle, naturalmente, come tutte le cose, però durante il tempo, durante l'evoluzione appunto di queste manifestazioni, sicuramente c'è una condizione artistica molto, ma molto più incisiva di quanto era qualche anno fa.